Bene camminatori, siamo a Sagliano Micca, partiamo per la nona tappa di questo Giro della Gran Madre. Sarà una tappa molto lunga, la più lunga, 22 km. Attraverseremo tutta la parte più occidentale del Biellese fino al Santuario di Graglia, dove penso arriveremo nel pomeriggio. Partiamo! Ahimè, troviamo già la strada sbarrata, c'è un ponte chiuso, quindi adesso chiamo Tonino per vedere qual è l'alternativa. Dai, ti ringrazio. Vai tranquillo, ok? Ciao, 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 ciao. Oh, è la tappa dei ponti giù. Oh, qui c'è la salita. Sotto la bettuna. Piccolo snacchino del mattino. Adesso facciamo una cosa non proprio corretta, scavalchiamo per poter passare un ponte. Però dicono che lo fanno tutti. Ale! Oggi è la giornata del Ravanage. Purtroppo per delle interruzioni abbiamo dovuto seguire una variante e ci siamo già persi un paio di volte, ma ce la faremo, ce la faremo. Abbiamo fatto una piccola pausa pranzo, non era proprio un pranzo, era un mezzo panino. Una merenda. È un pranzo dilazionato nella giornata. Visto che avevo ragione, era una sequoia gigante. Cos'è? Una sequoia gigante. Una sequoia gigante. Mammut. Albero? Della California. Ok. Spiega. Allora, non so quanti anni ha, ne avrà un centinaio, perché no, comunque era stata piantata, non ricordo le date, da questo industriale che ha creato il parco della Buccina. Ah, Piacenza. Il Piacenza, l'aveva piantata lui queste sequoie giganti. Ah, ok. Quindi non hanno tantissimi anni, comunque è già bella grande. Che bella.
lasciamo questo bellissimo parco della Burcina, entriamo in Pollone. La strada è ancora molto lunga, ma non ci fermiamo. Se tutto va bene, stiamo entrando in Sordevole. Allora, stiamo facendo gli ultimi scalini per arrivare al santuario. È stata durissima. Ok camminatori, siamo arrivati. Il santuario di Gheraglia è stata veramente dura. E ci siamo ripigliati, adesso siamo andati anche a messa. Siamo andati quindi... anche, abbiamo visto un pezzo di messa. Adesso sono un pochino più beato. E ci siamo anche rifocillati con l'acqua fresca che c'era qua dietro e adesso siamo pronti per partire a fare l'ultima tappa da Gheraglia a Europa. Alla prossima tappa. Ah, ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così sarete informati su tutto il resto delle tappe.